Ciao a tutti, sono stesa nel mio comodissimo letto perché oggi vi farò un room tour di camera mia. Yeah! Entriamo in camera. Facciamo una rapida panoramica. Allora, cominciando dalla porta, ho un po' di borse, zaini, la macchina fotografica, una parrucca, il cappello di Stitch. Io da piccola, sacchetti del pannolenci, insomma, del tessuto. E questa è tipo una micro libreria dei miei giochi. Allora, qua ci sono i giochi per il 3DS, tra cui Pokémon X e Y. Queste sono due scatole di latta dove stavano dei pacchi delle carte dei Pokémon. Qua ci sono tutti i giochi per DS di Pokémon, quindi abbiamo Soul Silver, Mystery Dungeon Squadra Blu, Esploratori del Tempo, Diamante, Platino, Bianco Nero e Bianco 2. E poi qua ce n'è un altro a cui ha giocato mia sorella, Pokémon Ranger. E poi niente, ci sono altri giochi tipo Naruto, Cooking Mama e così via. Qua la postazione delle lenti e degli occhiali, insomma. Sotto la postazione occhiali ci sono un po' di cassetti dove tengo tipo bigiotteria, medicine, cioè frusaglie, occhiali. Qua ci sono un po' di cose creative tipo la colla per decoupage, le candele. Aromi e coloranti, oh signore, ole. E qui in fondo invece ho la mia collezione di smalti che adesso si fa fatica a vedere bene i colori, però se siete interessati posso farveli vedere meglio. Adesso non lo so. E qua è la scrivania. Allora, la mia scrivania non è altro che un tavolo di vetro dove c'è scritto amore in tutte le lingue, stupendo. Mi piace davvero un sacco. Allora, qua abbiamo, questo è un elastico della Domius che serve per fare esercizi tipo braccia e gambe. L'iPod. E è acceso. C'è un frusaglie varie, orologi, cuffie, penne. Qua di solito tengo la carta da riciclare. Ah, lì c'è l'autografo di Simoncelli. Qua c'è il treppiedi, non so cosa ci sta facendo qui, ma vabbè. Fazzoletti immancabili, varie chiavette USB, questo è stupendo, è dello scotch decorato, qua ci sono dei gufi, qua le coccinelle, e sì, un po' di cianfrusaglie varie, queste sono, è la cassa per l'iPod, per amplificare l'iPod. Poi qui c'è Oshawott, stupendo, Oshawott è uno dei miei Pokémon preferiti. Questo è un mouse, anche questo è fantastico, ci tengo a farlo vedere, cioè è una Porsche. E ovviamente dov'è che sta la chiavetta per attaccare al computer? Nel baule, cioè è fantastico, mi piace un casino sto mouse. Qua c'è il computer, il telefono, il portatelefono che ho fatto io, dovrebbe essere un Molang, so che è un po' deforme, ma vabbè. Po' di attrezzini vari. Ah, questa l'ha disegnato mia sorella. Sono io con Oshawott in testa. Mi piace un sacco questo disegno, proprio carino. Qua c'è la TV con un'orca. Questo è un peluche che ho preso ad Antibes quando sono andata a vedere per la prima volta le orche. È stato stupendo. Sopra la scrivania abbiamo il mondo. Wow, tutta la parete è fantastico. Cioè, mi piace avere sott'occhio il mondo. Poi, qua abbiamo la libreria. Incominciamo dal fondo. Intanto, vabbè, qui c'è la sedia della scrivania dove c'è il cappello di Totoro, fantastico, e una tracollina. Allora, qua c'è una piccola cassettiera dove tengo le cose per il telefono, quindi cover e pellicole, comunque accessori vari e altri accessori invece del computer. Sopra abbiamo un po' di pupazzi, Tepig, stupendo, ma il più bello è Oshawott ovviamente, Oshawott gigante col cappello di Oshawott, Stitch e
e un Angry Bird così a caso. Poi qua abbiamo altri due pupazzi che però ho fatto io e qua tengo portalistini con gli schemi per l'uncinetto, riviste sull'uncinetto, i Burda e questo è il mio fantastico raccoglitore delle carte Pokémon che ci tengo assolutamente a far vedere. Adesso c'è la luce della finestra, ma quanto sono belle! Cioè, io ci sbavo dietro come non so cosa, mi piacciono un casino. Allora, io ho diverse collezioni, edizioni, vabbè, e le ho ordinate tutte seguendo l'ordine del Pokédex. Stupende, starei le ore qua a farvele vedere perché mi piacciono davvero un sacco. Sono stupende. Qua sopra abbiamo altre agendine, vabbè, c'è anche il joystick dell'Xbox, anche se non ho l'Xbox, lo uso solo per giocare a Skyrim sul computer. Qua c'è la mia raccolta invece dei biglietti del cinema. Ah, questo è già terminato, cioè ho riempito praticamente tutto. Sono quei raccoglitori per i biglietti da visita e io ci metto dentro invece i biglietti del cinema, tanto ci stanno a pennello. Poi qui abbiamo un po' di cassette. Dove tengo lettere, carta da lettere, cose varie, documenti e telefono. Poi libri. Allora, qua adesso è un po' incasinato. Allora, dietro ho Hunger Games, qua c'è Brisingr perché sono a metà, anche se in realtà è qualche mese che non lo leggo. Il Signore degli Anelli, il Diario del Vampiro, la Cacciatrice di Fate che ho appena finito di leggere. Qua c'è questo gattino stupendo che ho preso a una fiera del fumetto, mi sembra Rimini, e Visipok. È un personaggio di un cartone, appunto, Visipok ungherese. Mi piace tantissimo, lo guardavo da piccola, ma mi piace ancora adesso. Qua abbiamo la mia Polaroid, fantastica. Libri dell'università. E qua abbiamo alcuni fumetti, che però, di cui ne parlerò però più tardi. Facciamo un po' di ordine. Allora, questa è la lista degli anime fumetti. Allora, questi sono gli anime che devo, mi sembra, incominciare. Incominciare, questi sono terminati. Questi sono i fumetti in corso, questi da iniziare. Qui abbiamo tutti i libri del Trono di Spade, che però non ho letto, ma ha letto mia mamma. Adesso, appena avrò tempo, incomincerò anch'io perché la serie TV mi è piaciuta molto. Ratto a caso, vabbè. E tutti gli Harry Potter e i gufetti, stupendi. Ho messo tutti i gufetti che avevo in peluche lì perché stupendo. E direi che possiamo incominciare con i fumetti. Iniziamo da qua. Allora, questa è una, diciamo, raccolta di fumetti che ho fatto con il quotidiano un po' di anni fa. Li ho quasi tutti, però qua ce ne sono solo alcuni perché ovviamente non ci stava tutto, non potevo riempire la libreria solo di questi, quindi qua ne ho alcuni. E un pesce! Pesce palla! Un pesce rosso a palla. Vabbè. Poi altri fumetti appunto sono qua. Say I Love You. Perla praticamente è una storia di liceali in cui lei all'inizio è una ragazza molto introversa che si imbatte poi invece nel ragazzo più popolare della scuola e niente, dopo succedono un po' di cose. Non sto a raccontare bene la trama di tutto perché uno non sono capace, due non so neanche se vi può interessare, quindi fatemi sapere se volete approfondire la storia dei miei fumetti, provvederò. Qui di fianco invece abbiamo Monster, di cui ho il 2 e il 3, perché l'uno me l'ha prestato una mia amica, Francesca, che di sicuro ci starà guardando. Ciao Franci! E volevo prenderlo l'uno, solo che non avevo abbastanza soldi. Triste, triste verità di chi comprerà fumetti. Comunque è molto bello, ve lo consiglio. È una storia a metà tra poliziesco e thriller. A me ha preso tantissimo, non immaginavo, ma mi sta piacendo molto. Qua su, dove c'è Totoro, che ho fatto io, abbiamo Body. Anche questa è sempre una storia di liceali, ma è simpatica perché c'è praticamente lei che si innamora del suo compagno di classe, che è un tipo molto introverso, cioè sembra.
Sembra molto non timido, però dai, se ne sta per le sue, invece poi scopre che è un accompagnatore, rimane delusissima, lui cerca di conquistarla, poi vabbè, succedono un sacco di cose, è carino. Qua abbiamo l'attacco dei giganti che non credo abbia bisogno di presentazioni, mi mancano però l'8 e il 9 che non riesco a trovare da nessuna parte, quindi io adesso sto leggendo il 5 e niente, mi piace, non c'è niente da fare. Poi qua abbiamo Naruto in cima fino al, cosa siamo? 65. Sopra i fumetti, cioè davanti c'è il ventaglio, il borsello a forma di rana che è stupendo, è fatto proprio molto bene. Sopra c'è coprifronte e qua c'è Naruto. Poi quassù invece c'è La Madonna della Ghirlanda, che è un fumetto secondo me. Cioè, non so se è abbastanza conosciuto, però secondo me vale molto la pena leggerlo. È molto bello, è ambientato in Italia durante il Rinascimento. Mi è piaciuto molto. TVB è una storia breve, infatti sono solo questi tre fumetti sempre di liceali. Rose and Maiden, ho incominciato a leggerlo perché è delle Peach Pit, che hanno scritto Shugochara, ed è uno dei miei fumetti preferiti. Tra parentesi, non è qua, è in camera di mia sorella perché è piaciuto molto anche a lei, quindi ci siamo un po' divise le cose. Solo che non lo so, la storia non mi sta prendendo, quindi non mi sta piacendo. High School of the Dead ho solo l'uno perché l'ho preso appena era uscito per vedere proprio uscito, faccio questa sh, perché volevo vedere com'era. Niente, non mi è piaciuto, quindi sta lì l'uno e basta. Yokai invece mi sta piacendo tanto, parla di una ragazza molto timida, bassina, che si deve, diciamo, confrontare con i suoi compagni di classe, con l'amicizia, il primo amore, dai, è una storia molto carina, solo che appunto mi manca il 4, quindi non riesco a continuare, anche se ho il 6, comunque, cioè fino al 6. Volevo comunque leggere il 4 e sopra c'è un pulcino. Pio pio. Dancing the Vampire Bound, una storia di vampiri, molto bella. E di questi ho dal 7 al 10 perché i primi me li aveva prestati un'amica e quindi ho continuato da dove mi ero interrotta. E poi ho i primi due di LDK. Questo è tutto per la libreria. Sì, negli sportelli, allora lì ci sono cianfrusaglie e lì ci sono i miei quaderni dell'università che non interessano a nessuno. Qua c'è una mensola con altri fumetti, fra cui Oz Club, che è il mio fumetto preferito, ma proprio in assoluto penso, perché è una storia assurda, mi è piaciuta tantissimo, perché comunque è anche simpatica, divertente, ha un po' di tutto, quindi mi piace tantissimo. Anche Mars mi è piaciuto tanto, è un po' vecchio come fumetto, però anche qua parla praticamente di due adolescenti che si innamorano, che sono completamente diversi perché lei è appunto riservata, ha subito un trauma da piccola, lui invece è un ragazzo molto violento e quindi parla della loro storia, di come alla fine crescono assieme, quindi mi è piaciuto molto anche per quello. Qui invece c'è Kiss of Rose Princess che mi ricorda vagamente lo Club, perché praticamente in Oz Club c'è una ragazza attorniata da ragazzi stupendi e qui una ragazza con quattro ragazzi stupendi, quindi sì, però anche la storia comunque è un po' diversa, non so se è conosciuto bene anche questo, comunque avevo visto, mi aveva colpito la copertina, mi sembra. Sì, l'avevo preso appena uscito e ho continuato a prenderli e mi è piaciuto. Qua abbiamo statuette, peluche. Qui è il mio comodino. Allora, siccome oggi è il mio compleanno, yeah, auguridoni! Grazie, grazie. Mia mamma mi ha portato un vaso di rose, se no questo non. Di solito non c'è sul mio comodino, ma ci sono altre statuette, Thun, candele, tantissime. Io sono patita, cioè sono proprio ossessionata. Ultimamente sto accendendo questa che è limone lavanda. Ed è buonissima, lascia un odore di pulito, ma proprio di fresco, di pulito. Mi piace tantissimo perché a volte, dai, c'è odore di chiuso e niente, è proprio fantastico. Trasforma l'odore di una stanza. Questa tazza stupenda di IKEA era piena, ma non scherzo, era piena fino a qua. Dei cioccolatini ne è rimasto uno, quindi vabbè.
Poi, una cosa che ci tenevo a far vedere è la mia collezione di tappi. Ovviamente devo farla vedere a qualcuno, visto che sono sempre qua nascosti. I tappi dei Pokémon. Non so se qualcuno ha ricordo vago delle bottigliette di succhi di frutta che avevano questi tappi fantastici. Io tutte le volte impazzivo per aprirle in modo da non rovinare il tappo. Che roba bella, sono fantastici, peccato che non li facciano più. Sono davvero stupendi. Scatoloni a caso. Ok, di fianco alla mia collezione di tappi ho poi uno scatolone dove tengo tutta la mia collezione delle fiabe. Anche questa era tipo una collana che c'era quando ero io piccola, dove ci sono un sacco di fiabe, solo che non riuscivo a trovare un posto perché la camera mia è piccolissima, quindi non ci stavano, e per il momento sono qua assieme al mio primissimo DS, che è un'amica di mia sorella, ha frantumato in mille pezzi, ma continuo a tenerlo come ricordo. Allora, questo è il mio letto con un estraneo di nome Cibi. Cibi, ti fai vedere? Aspetta, non gliene può fregare meno. Sta con la testa sotto il cuscino, proprio come dire: non mi disturbare, camera mia, vattene. E la patata? Niente, se la dorme proprio non gliene frega niente. Altri peluche. E ah sì, volevo far vedere anche un'altra cosa che non si vedrebbe. I Pokémon. Ma Dani, sei leggermente ossessionata dai Pokémon? No, da cosa avete capito? Ma proprio per niente, insomma. No, fantastici. Qua, oltre a queste, adesso c'è la luce della finestra, mi dispiace. E oltre a queste figure, insomma, miniature, non lo so, che si trovavano nelle Pokéball. In queste Pokéball qua si trovavano. Non so se qualcuno si ricorda. Anche le gomme. Queste gomme, questa è una gomma, cioè, guarda, ma è fatta benissimo. Poi che ne so, Nidoking, cioè, fantastico. Adesso qua qualcuno gli ha mangiato le orecchie, ma ne ho un altro. Cioè, sono fatti davvero molto bene. Infatti non li ho mai usati come gomma, ma siamo pazzi? Una gomma? Ma col cavolo che le uso. Queste le davano tipo nelle merendine, mi sa. Questo invece a quei distributori, mi sembra. Quelli dove devi ficcare dentro 1 euro o qualcosa del genere. No, queste gomme sono davvero stupende. Le tengo tutti qua perché mi piacerebbe esporli, ma non so dove metterli. Quindi al momento sono lì. Poi qua c'è la mia cabina armadio con un po' di foto. Anche qua foto, questo è un portagioie che ho preso a Maiorca, piattino col mio nome. Foto varie, qua ci sono le spille, ancora non ho avuto il coraggio di aprirle perché quando sono stata a Disneyland a Parigi ho preso delle spille. Solo che ancora sono incartate, non ho paura che si rovinino, non lo so, e quindi le lascio lì. Questo è il mio salvadanaio, ovviamente vuoto, a forma di balena con scritto il mio nome. E qua ci sono tutti i pupazzi Trudy, stupendi, fantastici, piacciono tantissimo. Allora, questi piccoli li ho trovati praticamente tutti nell'uovo di Pasqua. Quindi da quando sono piccola, che mia mamma mi regala comunque i miei, mi regalano le uova di Pasqua della Trudy, mi sa che il primo è stato questo. Può essere? Vabbè, qua si è sporcato, ma ovviamente c'è negli anni, cavolo. E niente, quest'anno c'era questo e il pappagallino, poi gli altri anni c'era questo, il bruco. Cioè, sono bellissimi. E poi, ovviamente, per alcune occasioni speciali ho ricevuto anche invece i pupazzi grandi, tipo l'husky, la papera, lo scoiacciolo. Troppo bello. E niente. So che ormai ho una certa età, ma i pupazzi non me li può togliere nessuno, li terrò qua sempre. Poi sopra ci sono io, la prima comunione, altri oggettini vari, tutte cose varie. E niente, questo è un altro pezzo di armadio. Direi di aver fatto vedere tutto. Sì, camera mia effettivamente è un buco, quindi ci vuole poco tempo per far vedere tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e spero di non essere stata troppo cibi. Bah 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 bah.
di non avervi annoiato troppo. La Cibi è ovviamente annoiata, quindi spero che voi non siate annoiati. E fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se c'è qualcosa in particolare che volete vedere meglio. Adesso ho fatto una carrellata un po' generale delle cose che ci sono, perché è piccola, però è piena di cose, camera mia. Quindi dai, mi sono divertita facendo questo video, non so. Spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!